Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati di nuovo al nostro appuntamento live, il primo della settimana. Come sempre, lunedì, mercoledì e venerdì, ve lo ricordo per chi se lo fosse scordato, alle 18 il lunedì e il venerdì e da adesso il mercoledì alle ore no, 21 non più, prima era alle 21, adesso alle 19. Vedete, mi stavo per sbagliare anch'io, quindi è importante ripeterlo. Tra l'altro, oggi appuntamento un po' più frizzante del solito perché a grande richiesta, visto il successo dell'ultima volta, vi airdroppo un paio di promo codes per Prime XBT del valore di 0,005 Bitcoin l'uno tradabili che potete utilizzare per divertirvi e speculare come solo voi sapete fare. E di questo ne parliamo tra un po' perché prima vi lascio entrare così poi vi spiego bene come funziona, non voglio escludere nessuno. Da questo piccolo giochino sappiate che il primo che se lo accaparra ha vinto e vale una volta sola, quindi mi raccomando siate veloci, siate sul pezzo. Che dire, il triangolo no, un'altra volta abbiamo un bel triangolone in vista e dobbiamo capire che dire che intenzioni ha Bitcoin, che direzione vuole prendere per il prossimo movimento. Bisogna un po' inquadrare tante situazioni perché da un lato sì, abbiamo questo triangolo laterale che farebbe pensare a una mega accumulazione, dato che comunque l'uptrend è innegabile, siamo in un bull market fortissimo ed è proprio questo che mi fa fare una grossa domanda, ovvero, caspita, ma visto che il bull market è così forte e visto che l'uptrend è così quasi in stato apicale, viene da pensare, perché l'iperestensione è altrettanto evidente, c'è il rischio che un innocente triangolo possa diventare un pattern di top di distribuzione? Vediamo, ovviamente bisogna fare tutti i possibili scenari perché potrebbe andare in entrambi i modi. Bisogna capire nel momento giusto quale scenario si sta verificando e come affrontarlo. Come al solito andiamo a vederlo nelle nostre analisi dei grafici. Prima di iniziare vi ho portato una notizia che secondo me è interessante, una scoperta che ho fatto anch'io oggi. Stavo leggendo come sempre un po' la rassegna delle news, tra l'altro The Block ve lo consiglio come fonte perché è una delle testate che mi piacciono di più in assoluto, estera chiaramente, e ho letto qua che in sostanza c'è un'applicazione che si chiama Maps.me che non conoscevo assolutamente, sono andato a curiosarci sopra e ho visto che è una delle applicazioni più utilizzate di mappe offline, non ufficiali, cioè non Google, non Apple, ma di terze parti ovviamente, che integra alcuni servizi curiosi come prenotazioni, alloggi, ristoranti, insomma cose che purtroppo adesso non ci interessano più di tanto, però in un mondo normale, in una vita normale, sono molto comode. È utilizzata molto in tutto il mondo. Avevo letto anche le statistiche sui downloads, adesso non mi ricordo più dove, ma si parlava di milioni di download. Insomma, l'ho letto da qualche parte: 140 milioni di download, 60 milioni di utenti. Perché vi sto parlando di questa app che apparentemente non c'entra una mazza? Perché ho letto appunto che alcuni tra i venture capital più famosi del mondo crypto, ovvero Alameda Research, quello di Sam, di FTX, eccetera, nonché Genesis Capital, che è un altro molto grosso, e CMS Holdings, che in realtà non lo conosco, a dire la verità, hanno fatto un grosso round di investimento di 50 milioni di dollari in questa app allo scopo di integrarci una sorta di wallet DeFi, di applicazione DeFi. La prima domanda che viene da fare è: ma che cosa cavolo c'entra un wallet DeFi con un'applicazione di mappe? Ed è una risposta che non mi sono ancora saputo dare. Vi dico la verità, però andando a spulciare qui nell'app, adesso se poi qualcuno mi sa delucidare meglio, magari insomma ci confrontiamo anche, c'è una sezione wallet dove vedo che in sostanza nell'app c'è un wallet che viene utilizzato per pagare i servizi prenotabili dall'app, con delle feature interessanti come il cambio in valuta estera senza commissioni, come dei cashback sulle varie prenotazioni e poi qui ho letto Earn up to 8% interest, ho detto ma
come, dove, perché, cioè non lo so, devo ancora capire meglio come funziona. E in sostanza, se non ho capito male, l'obiettivo di questi investitori che ci sono entrati è di estendere questa app, la portata di questa app, e farla passare dal semplice essere un e-wallet, quindi un provider di denaro elettronico con valuta fiat, chiaramente, integrarci le cripto, integrarci la blockchain, integrarci un qualcosa di DeFi. Devo ancora capire bene, sono curioso di vedere gli sviluppi che avrà. E beh, è un'applicazione che sembra avere tutte le carte in regola, perché è regolamentata, con licenza bancaria, con tanto di assicurazioni sui fondi depositati. Insomma, sembra una roba seria. Ripeto, non la conoscevo neanche. E ci sarà la IO su FTX, per questo mi è saltata all'occhio particolarmente. La IO è praticamente proibitiva, quindi è pressoché impossibile partecipare, perché ci vuole il volume alto, 1000 FTT in staking, insomma ci vogliono un bel po' di prerequisiti che tagliano fuori molte persone, ma meglio così, perché ripeto, io alle IO non ci partecipo mai, se non in rarissimissime eccezioni, ma sapete come la penso sulle IO, sulle ICO, sulle coin appena nate, che sono da lasciare lì finché non crescono, finché non dimostrano un valore, non dimostrano uno storico di mercato, e allora poi se ne può tranquillamente parlare. Però ve ne ho parlato solo per portarlo alla vostra attenzione. Insomma, un'applicazione che ha così tanti utenti, decine di milioni di utenti, 60 milioni di utenti, e potrebbe, insomma, veicolare un po' le cripto, la DeFi e qualche concetto curioso e affascinante, visto che tra l'altro il target di età di quell'applicazione lì, ho visto che è under 40 e molto europeo soprattutto, potrebbe essere un bel propeller, un bel catalizzatore per l'adozione, l'utilizzo delle cripto. Non lo so, ditemi cosa ne pensate. Io ve l'ho voluto dire perché mi sembrava una notizia curiosa, un po' diversa dal solito, che potrebbe farvi piacere conoscere. Ecco, approfondiremo poi una volta che si saprà qualcosina in più. Questa è l'unica cosa in realtà particolare di oggi, perché poi per il resto volevo concentrarmi soprattutto sulle vostre domande, come sempre, che vi voglio più carichi, più sul pezzo che mai, e poi sui grafici, perché le altcoin stanno iniziando un po' ad accelerare, a dare qualche segno di vita, e quindi potrebbe esserci qualche setup long molto gustoso. Io ne ho già trovati un paio che vi mostrerò e vi ho già condiviso anche ovviamente su Telegram, e poi se voi avete qualcosa da suggerire, qualcosa da chiedere, mi raccomando fatelo, perché poi analizziamo insieme il tutto. Allora, visto che adesso siamo abbastanza sul pezzo, prima di iniziare con le vostre domande, vi dico, se volete partecipare a questo mini concorso di oggi, dove vi regalo 0.005 BTC due volte, due coupon di quel valore lì di trading bonus, dovete essere iscritti a PrimeXBT. Se non lo siete, è semplicissimo, basta un'email e una password, e poi una volta che vi droppo il codice dovete andare su account, anzi tenetevi pronti lì, promo code, lo inserite qua dentro, fate activate e tac, vi accredita il trading bonus. Il trading bonus non è chiaramente prelevabile, ma gli eventuali profitti lo sono, quindi è carino, ne vale la pena per iniziare a impratichirsi un po' con il trading. Non vi parlo di PrimeXBT perché non ho intenzione di farlo, l'ho già fatto in video dedicati e quindi oggi non voglio portare via altro tempo. Andiamo subito diretti alle vostre domande, iniziamo. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi di The Graft? Allora, è una coin che secondo me ha sofferto di quella GRT, giusto? Adesso non si scriveva così, mi pare, però penso che intendi quella. Ha sofferto di tanta hype, a mio parere non del tutto giustificate, adesso mi pare che sia caduta un po' nel dimenticatoio. A me non ha mai detto nulla, non l'ho mai approfondita più di tanto, voleva essere una sorta di Google delle DApp, insomma quei termini, no, che i fantatermini per pomparsi un po' da sole, però di fatto non lo so, non mi ha incuriosito più di tanto, non ci vedo un'utilità troppo concreta per il momento. Ciao Luca, quando vai short che margine usi generalmente? Allora, intendi che coin o intendi che quantità? Perché se intendi che coin, uso solo Bitcoin come margine. Perché io sostanzialmente, per come ho strutturato il portafoglio, utilizzo una parte dei miei fondi in holding per andare a coprire le eventuali posizioni con uno short. Quindi se, che ne so, uno possiede, supponiamo 10 bitcoin,
Bitcoin e vuole coprirsi short del 10%, ne può utilizzare uno per aprire una posizione short in leva 1 per, ne può usare mezzo per aprire una posizione short in leva 2 per e così via. Ovviamente attenzione a non farsi liquidare, l'importante è avere la copertura short desiderata. Avere come collaterale Bitcoin è comodo perché in quel modo si riesce direttamente con una posizione short utilizzando gli strumenti derivati a coprire, cioè a fare, è come se fosse un take profit, immaginatevi, a cavalcare l'eventuale onda ribassista e poi lo si può chiudere o si può gestire con uno stop loss che è molto molto comodo. Inoltre per gli short di media lunga durata utilizzare dei future a scadenza garantisce anche un piccolo plus dato dal fatto che i future hanno un prezzo tendenzialmente superiore a quello del mercato spot e questo quindi va ad aggiungere un briciole, si parla di quando va bene un 2-3% al totale del delta della posizione, insomma è tutto grasso che cola alla fine, why not? E quindi questa è la mia, quello che faccio io di solito. Prima live con te, grande Luca, ma benvenuto, è bellissimo vedere sempre più gente nuova, sempre più carica. Ciao Luke, buonasera a tutti, che ne pensi di Link in questo momento? Bravo, hai toccato proprio uno dei tasti interessanti, perché Link è uno dei setup long che ho individuato e tra poco lo vediamo, perché Link comunque è un progetto sempre valido. Qualcuno, quando ho fatto il video sulle 6 coin da seguire nel 2021, giustamente mi ha detto: caspita, non hai citato Link. Hai ragione, perché è da citare Link, però dovendone citare soltanto 6, cioè ne avrei citate tante altre, perché non c'è solo Link che avrei aggiunto, ci sono tante altre coin interessanti, però ho detto boh, limitiamoci a 6 perché altrimenti viene il solito elenco infinito che lascia un po' il tempo che trova. Comunque tra poco ci andiamo a guardare. Ciao Luca, ciao a tutti, ciao, tra l'altro una notizia di cui volevo parlarvi all'inizio, non vi ho detto niente, riguarda il discorso di Tether del 15 gennaio che è passato, il non discorso, cioè la non notizia, perché di fatto non è accaduto nulla. Quella data era la data di scadenza da parte di Tether per dare i documenti al procuratore generale di New York che gli aveva avanzato le accuse di poca trasparenza e così via. Allora, io voglio fare un attimino il punto su questa cosa in un minuto, giusto per condividervi di nuovo la mia opinione. La mia opinione è che si sta esagerando il possibile impatto del caso Tether sull'intero mondo cripto. Cioè, io vedo che i detrattori di Bitcoin non sanno fare altro che dire: si stampi Tether, manipoli Bitcoin, il prezzo è finto, i criptodollari finti, così via. Mentre c'è molto, molto panico, molta paura sul fatto che Tether possa far collassare tutto dal giorno alla notte. Ecco, io preferirei comunque tenere un attimino i piedi più per terra anche in questi termini, perché comunque pensate a quante piattaforme detengono Tether, cioè tutti gli exchange, molti fondi, i BlockFi, quelle piattaforme lì che comunque sono piattaforme finanziarie regolamentate, che lavorano bene, che hanno un business avviato. E io dico, io aspetto che abbiano paura loro prima di avercela io, perché cioè immaginatevi quanti miliardi hanno in Tether e cosa gli potrebbe capitare se davvero Tether risultasse insolvente. Cioè loro sì che vanno nella cacca, io vabbè potrei, non lo so, vedere un dump di Bitcoin, non so cosa potrebbe succedere, ma sicuramente avrei meno paura di loro che ci sono dentro fin qua, perché il loro business si basa in larga scala su quello. Io credo che adesso innanzitutto non ne sentiremo più parlare per mesi, perché avrà consegnato i documenti, il procuratore li esaminerà, li analizzerà, farà le sue decisioni e alla fine quello che accadrà è che si andrà avanti con il processo. Nel peggiore dei casi, anche se dovesse venire accusato di qualcosa, io penso che comunque un'azienda come Tether, piena di liquidità, piena di risorse, farà in modo di cambiare giurisdizione, farà una manovra elusiva che non gli farà cessare le attività. Questo è il mio personale parere. E quindi io credo che non ci sarà l'apocalisse che tanti si possono aspettare, neanche nel peggiore dei casi. Ripeto, la cautela
2000 non è mai troppa, quindi è vero, se io posso scegliere quale stablecoin utilizzare, preferisco evitare e utilizzarne una più trasparente e regolamentata, perché io non sono un grande fan di Tether. Però non mi piace questo voler fare dello psicoterrorismo sul fatto che Tether potrebbe far collassare tutto e distruggere le fondamenta del mondo cripto, perché non penso ci sarà l'apocalisse dal giorno alla notte. Ecco, ci tenevo a puntualizzare questa cosa. Adesso andiamo avanti con le domande. Ciao Luca, che rischi si corrono nel tenere la liquidità di portafoglio su DAI? Allora, i rischi intrinseci a DAI, ovvero qualcosa che non va nello smart contract di Maker e quindi di DAI, che è forse la possibilità più remota, e poi c'è il cosiddetto rischio di depeg, ovvero che vuoi per crisi di liquidità, vuoi per qualche cigno nero sempre sulla piattaforma Maker, che è quella che gestisce l'erogazione e la creazione dei DAI a fronte della collateralizzazione di altre coin, qualcosa non va, si perde la stabilità di DAI e lì quindi diventa poi un effetto a catena e rischiano di esserci dei problemi. Questo credo sia l'unico rischio che ci si fa proprio, ecco, questo è il rischio principale. Ciao Luca, una domanda riguardo agli ordini avanzati di The Rock Trading, sia per stop loss che per take profit. È possibile inserire due prezzi in due campi diversi? Questi due diversi prezzi a cosa si riferiscono esattamente? Che rapporto hanno tra di loro? Nel tutorial che avevi pubblicato su YouTube inserivi in entrambi lo stesso prezzo. Allora, mi pare che tu intenda lo stop price e il limit price, perché in sostanza è uno stop limit, ok? Stop limit vuol dire che, supponiamo, tu hai acquistato, facciamo un caso concreto, no? Tu hai acquistato a 37.000 e hai lo stop loss a 33.000. Sto guardando il grafico per fare un caso concreto. Tu vuol dire che vuoi vendere quando il prezzo scende sotto i 33.000. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tuo stop price deve essere 33.000, perché lo stop price è il prezzo che, se varcato a ribasso, ti va a inserire l'ordine. Il limit price, se tu lo metti identico allo stop price, tu sai che il tuo ordine viene fillato, viene eseguito a mercato, perché se l'ordine tu lo vai a mettere a un prezzo più alto, con un limit price più alto, lui scende a 33.000, ti mette sull'order book l'ordine, mettiamo a 34, e poi se non rimbalza e te lo prende, il tuo ordine rimane lì in coda. Quindi è importantissimo mettere un limit price e uno stop price tali per cui sei sicuro che l'ordine viene eseguito immediatamente, il che vuol dire limit price minore o uguale dello stop price, al contrario per il take profit. Ma in realtà per il take profit secondo me conviene un banale ordine limit senza lo stop, che è la cosa più comoda in assoluto. Ciao Luca, quale potrebbe essere una strategia valida per prendere una posizione su un altcoin che è in un forte uptrend, cercando di minimizzare il rischio e di non entrare al top, ad esempio Aave? Ma guarda, la sostanza è andare a cercare un setup, no? Quindi una di quelle condizioni che nelle quali tu puoi andare a inserire in maniera pulita, nel senso che il grafico te lo suggerisce, uno stop loss e una politica di take profit. Durante un forte pump, ad esempio, si può utilizzare il trailing stop, molto spesso viene fatto, però c'è da scegliere sempre l'entry. L'entry è fortemente dipendente dal setup, quindi tu puoi dire alla rottura e al retest vado a mettere l'entry, direttamente alla rottura lo vado a mettere a prescindere perché mi sembra che stia accumulando. Lì dipende da quello che il grafico ti suggerisce. Se la coin è in forte uptrend, probabilmente conviene attendere che l'uptrend dia o qualche segno di storno, quindi un ritracciamento in un uptrend è sempre una buona occasione di ingresso, oppure un po' di lateralità. Perché di nuovo una lateralità durante un forte uptrend probabilisticamente tende ad essere un'accumulazione. Questo gestito con un trailing stop, se vuoi il minimo sbattimento, oppure uno stop loss che tu vai a spostare manualmente di volta in volta che il trend evolve, può essere la soluzione ottimale. Ciao Luke, domanda al volo. Secondo te la grande depressione, sia dal punto di vista azionario che cripto, è ormai alle spalle o dobbiamo ancora vederne delle belle? Guarda, io credo che sui mercati tradizionali di grande depressione non se ne sia ancora vista, perché anzi io credo che siano abbastanza in bolla i mercati tradizionali. Mi sembra che tutto l'azionario sia parecchio sovrapprezzato. Per quanto riguarda le cripto, io ti dico la verità, la grande depressione non si è ancora vista nemmeno
almeno lì, non so se si vedrà, non so quando si vedrà perché non sono un indovino chiaramente, però io resto della mia antipatica opinione, ovvero che ritracceremo e hai voglia se ritracceremo, perché il movimento in corso è parabolico. Ripeto, so che è un'opinione antipatica, poco popolare, tutto quanto, e io sono il primo che vorrebbe vedere solo candele verdi su Bitcoin e lo vorrebbe vedere a 1 milione, ma io, cioè, questo non toglie nulla sulla mia convinzione della bontà di Bitcoin come strumento sul quale investire da detenere in portafoglio, sia chiaro questo, non voglio fare il bear della situazione, però guardate il time frame settimanale, cioè io in maniera provocatoria un po' di giorni fa ho fatto un post con questo grafico dicendo: caspita, ma seriamente c'è qualcuno che pensa che questo sia un movimento sostenibile nel tempo e organico? Cioè veramente qualcuno pensa che non ritracceremo? Ditemelo se lo pensate, ditemelo, perché così ci confrontiamo, perché guardate che roba, cioè siamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, su 15 settimane ci sono due candele pressoché inesistenti rosse e le prime due adesso, una della settimana scorsa e questa di adesso che è appena iniziata perché è lunedì. Tre candele settimanali rosse su 15 settimane con un movimento del 4x, da 10.000 a 40.000, cioè stiamo un po' tirando la corda. Questo vuol dire che bisogna tenere la guardia alta, non che bisogna vendere tutto, shortare o robe del genere, tenere alta la guardia, l'importante è quello. Però insomma, teniamo sempre presente che non abbiamo ancora ritracciato, nel senso, questo non è definibile un ritracciamento. Che ritracciamento è? Stiamo lateralizzando. Adesso infatti il prossimo step per considerare le intenzioni di Bitcoin sarà proprio vedere da che lato si risolve questa lateralità. Sarà curioso vederlo. Comunque torniamo a noi. Ci basiamo tanto sulla chiusura giornaliera, ma bisognerebbe impostare TradingView su un altro fuso orario? Guarda, ti dico, io l'ho sempre utilizzato col fuso orario italiano, non ho mai avuto particolari problemi, non mi sono neanche mai posto il problema, a dire la verità, sul fuso orario, però mi sono sempre trovato bene così, ecco. Ciao Luke, conosci Shrimpy? Dai un'occhiata se ti va. Non lo conosco, ci do un'occhiata a volante e vediamo se possiamo dire qualcosa. Social trading platform. Interessante. Dunque. No, una piattaforma di trading automatico e di copy trading, trading condiviso, una roba del genere? Beh, l'approfondirò e poi eventualmente ve ne parlo. Non ve la scillo ancora, non la conosco ancora. Potresti dare dopo un'occhiata a Swap BTC? Che cos'è? Boh, andiamo a vedere. Swap BTC. Trust Swap, mai sentita nominare. E grafico per niente convincente, oserei dire. Cioè, pump and dump. E poi una lateralità per ora infinita. Non mi dice niente né il grafico né la coin, che a dir la verità non conosco proprio. Ciao Luca, cosa ne pensi del progetto di Avalanche AVAX? Non lo conosco purtroppo, mi spiace. Ciao Luca, secondo te a chi posso chiedere per provare a effettuare un internship in Conio? Sai se hanno qualche progetto interessante in atto? Bello, bella idea, ma guarda, prova a scrivere direttamente a loro. Scrivigli nella pagina contatti, penso che abbiano un form da compilare, poi lo gireranno al loro ufficio marketing. Carina come idea, deve essere interessante. Secondo te siamo, tra l'altro, progetti interessanti, non so esattamente cosa stiano facendo di preciso, però loro lavorano molto nella direzione della collaborazione con banche e dell'aprirsi al sistema finanziario tradizionale, quindi potrebbe essere davvero interessante. Secondo te siamo in zona range col prezzo di VTC? Che cos'è VTC? Oggi uscite con delle coin, no, Vertcoin, no, è impossibile, dai, che ti riferisci a questa. Vertcoin è un'altra di quelle, guardate, ci sono ancora le mie analisi del 2017 su Vertcoin, ma che roba, Fibonacci, cose varie, via. No, vabbè, comunque se ti riferisci a questa, lascia pur perdere, è una coin morta e sepolta, mamma mia che ricordi. Ciao, ci sono coin con progetti interessanti collegati a real estate?
Reddit, guarda, non credo, a dire la verità, per problemi più che altro di carattere normativo, non deve essere facile fare una roba del genere, quantomeno in Italia. Nel mondo non lo so, è un settore che, ti dico la verità, non ho mai esplorato e considerato. Tiro via, scusate, quella cosa da lì dietro, perché altrimenti, e lasciamo il nostro Bitcoin, che non si sa mai che faccia il break in diretta da questo triangolo. Allora, ciao Luca, si ritraccia o no? La solita domanda da $1 milione. Io dico di sì, non so quando, non si sa mai quando. Buonasera a tutti, grande Luca, tutti criptomatti. È una flag di cambio trend, secondo me. Vediamo, perché per adesso, finché comunque ci sono higher lows e lower highs, quindi è un pattern fortemente indeciso, non ha detto ancora nulla. C'è da vedere quando inizia a crearsi una struttura di un certo tipo. Vediamo. Cosa ne pensi di Smart Binance? Guardi, io non lo uso più da 6.000 anni, perché ormai c'è di molto molto meglio. Dai uno sguardo, Luke, che cos'è questo? Un address Ethereum, cosa è successo? Su Nexo c'è scritto che i depositi sono assicurati per 100 milioni, avendo più di quella cifra in pancia vuol dire che non tutti i depositi, non tutti i fondi sono assicurati, grazie. Allora, in realtà l'assicurazione su Nexo, così come sulle altre piattaforme CeFi, funziona sul, come si chiama, sulla custodia, sul deposito, ovvero loro sono affiliati con BitGo, mi pare, Nexo penso che sia con BitGo, sì. E BitGo in sostanza il suo lavoro è fare custodia, no, per terzi, quindi lui gestisce dei wallet sui quali chiunque può depositare i Bitcoin e lui offre delle garanzie su questi wallet, e loro offrono un'assicurazione su questo deposito, nel senso di caso di hackeraggio, di perdita di chiavi private o così via, che ha un massimale di 100 milioni totale, quindi effettivamente è vero, non copre l'interezza dei fondi depositati. Però tu considera che i fondi che vengono mandati su Nexo non è che rimangono tutti lì depositati fermi a marcire, perché loro ovviamente li devono usare per maturare quell'interesse, quindi la maggior parte dei fondi sono prestati, ok? Quindi i fondi non sono depositati lì su wallet, non so esattamente quali sono le cifre dei fondi che rimangono depositati e quanti ne vengono invece prestati, ma considerate anche questa cosa. Ciao Luke, buon inizio settimana, ma l'alt season proseguirà anche per le minori o resterà confinato alle prime in classifica come Polkadot? Guarda, tendenzialmente le altcoin si muovono tutte in massa, quindi quello che succede di solito è che anche le minori vanno a fare dei movimenti importanti. Attenzione però che, insomma, il discorso di ok, alt season tutto bello, però non vuol dire che bisogna comprare altcoin a caso o prendere l'altcoin numero 560 perché pompa di più, perché lì ci stiamo esponendo a un rischio gigante del fatto che quella coin potrebbe anche collassare da un momento all'altro. Sapete che le altcoin sono brave a crescere rapidamente e a crollare ancora più rapidamente. Tenetelo bene a mente che i movimenti di 2-3 settimane possono essere sbriciolati in un giorno o due giorni sulle altcoin, quindi mi raccomando una strategia ben definita anche lì, non bene alt season uguale compro altcoin, me ne dimentico, mi arricchisco, no, assolutamente no, mi raccomando scelta oculata delle altcoin in base al setup che presentano, in base alla solidità del progetto e preferibilmente qualche altcoin liquida che sia possibile, insomma sulla quale una vendita grossa o un movimento importante non vada ad impattare sul prezzo del 50%, perché altrimenti è veramente un disastro. Allora, 28 minuti, che dite? Droppiamo il primo codice, aspettate che ve lo vado a prendere, intanto mettetevi tutti belli sul pezzo perché arriva, dunque, aspettate un attimo che lo devo recuperare, me l'ero segnato qua in una nota, allora ce la facciamo, giuro. Aspettate che se no uso la ricerca, vediamo, eccolo qua, l'ho trovato, dovete avere un po' di pazienza perché c'ho talmente tanta roba qua. Allora, 3, 2, 1, tutto vostro, tac, godetevelo, mi raccomando, non usatelo in leva 100 per fulminandolo in una botta sola. Allora, andiamo avanti nel frattempo.
Ciao Luca, secondo te conviene fare le mission per l'airdrop di SafePal calcolando che è tutto quasi ai minimi e bisogna detenere i token 7 giorni? Ho paura un po' di un dump. Guarda, valuta tu, nel senso, se a te interessa holdare quel token lì per 7 giorni o se pensi che sia giusto, fallo. Non sono grandi quantità, mi sembra, e quindi non dovrebbe impattarti più di tanto. Valuta tu quanto ti può impattare sulla tua performance, sul tuo rendimento. Ti dico solo, non farlo soltanto per i token, che se no c'è il rischio appunto di come si dice, di andare a perdere di più di quello che guadagni, anche perché non si sa ancora quanto valgono i token di SafePal. Ciao Luca, domanda da neofita, non riesco a capire la correlazione che c'è tra dominance di Bitcoin e altcoin. Perché quando la dominance è alta, appena Bitcoin si muove, le altcoin lo seguono quasi in maniera speculare? Ti sarei grato se riuscissi a chiarirmi questo aspetto, grazie. Allora, in realtà la correlazione, guarda, quando la dominance di Bitcoin è in crescita, in aumento, solitamente le altcoin sanguinano abbastanza. E paradossalmente, quando Bitcoin sale, se tu intendi in dollari, quando Bitcoin cresce, le altcoin crescono uguali a lui se la dominance rimane ferma. Se la dominance aumenta e Bitcoin aumenta di prezzo in dollari, le altcoin aumentano ma meno. Al contrario, se la dominance scende, Bitcoin aumenta di prezzo in dollari, le altcoin aumentano ancora di più, ok? Io infatti quello che guardo, per evitare di fare confusione, è il grafico delle altcoin in Bitcoin. In questo modo io vado a vedere se aumentano di più o di meno rispetto a Bitcoin, perché altrimenti io preferisco operare su Bitcoin. E questo è un po' il motivo delle mie analisi che vengono direttamente, appunto, che puntano direttamente al grafico in BTC. Quindi è una domanda sempre interessante, tra l'altro, perché è importante questo punto, secondo me. Ciao Luca, stasera una domanda che volevo fare da tempo. Quando compriamo o vendiamo su un exchange, la nostra transazione quando e come viene registrata sulla blockchain? Ma guarda, in realtà non fai niente sulla blockchain, perché l'exchange è centralizzato e fa tutto lui internamente. Quindi tu, quando vai a depositare i tuoi bitcoin sull'exchange, per esempio, tu li depositi nel suo wallet e insieme a te ci depositano tanti altri, è sempre quello il wallet. L'exchange ha un database interno che tiene conto quanti bitcoin sono di chi, e alla fine quando tu vai a fare un acquisto, una vendita di una coin, dentro a quei database viene registrato e alla fine tu diventi proprietario sempre su quel database di altre coin su un altro wallet, e alla fine tu prelevi e te le prendi. Quindi le transazioni registrate su blockchain sono il deposito e il prelievo, il resto è tutto interno e centralizzato. Ciao Luca, una bag di RSR, il progetto mi piace e so che l'hai recensito, anche a me piace molto il progetto, non l'ho mai comprato il token, però è molto molto bello e ci conto molto sul suo sviluppo negli anni. Questo, come sempre, non vuol dire che il token si apprezzerà, è il mio solito ragionamento sulle altcoin, però confermo la mia fiducia nella bontà del progetto. Faresti una spiegazione sulle medie mobili e quali usi tu? Ma volentieri, guarda, le medie mobili sono queste linee che vedi, io uso 9, 30 e 100, quella 100 è blu, quella 30 è questo rossiccio e questa bianca è quella 9. In sostanza io ne prendo una veloce, che è la 9, una media che è 30, 30 perché è di solito il grafico giornaliero, e 30 quindi è una media mobile mensile di 30 giorni, e 100 è una via di mezzo, più o meno un 25% dell'anno all'incirca. Ho usato queste stime qua. Per cosa le utilizzo? Guarda, in realtà non le utilizzo quasi, perché mi danno solo un'idea del trend e della forza del trend. Io preferisco utilizzare come indicatori più concreti la pendenza di alcune medie mobili o la distanza delle medie mobili l'una dall'altra, perché quando le medie mobili si distanziano un po' troppo inizia a esserci appunto un trend parabolico, una forza un po' eccessiva. Per quanto riguarda invece le medie mobili semplici come segnali, io ti dico, sono molto molto ritardate, quindi io preferisco altro, ecco, come segnali operativi. Io le guardo come integrazione del grafico, non le ho mai usate neanche come supporto e resistenza, a dir la verità, perché
Mi sembra una di quelle cose che funzionano finché non smettono di funzionare. Cioè uno dice, ok, storicamente la media mobile 73 ha sempre funzionato come ottimo supporto. Bene, da domani smette e quindi non lo so, ecco, un po' questo discorso qua. Quindi io, boh, medie mobili, ripeto, solo come idea del trend, della forza del trend, né più né meno, niente di operativo. Allora, ciao Luca, pensi che anche questa settimana le alt possano ancora prendere margine su BTC? Guarda, ti dico la verità, il grafico della dominance suggerisce questa possibilità. Nel senso, abbiamo due segnali di dominance in downtrend. Va bene, innanzitutto abbiamo fatto un costrutto di top abbastanza evidente, guardate. Poi abbiamo, e questo è il suo bottom, poi abbiamo scavalcato a ribasso la EMA 30, ecco. Quale uso le medie mobili sull'analisi della dominance? Proprio perché in base a come si comporta la dominance rispetto alle medie mobili mi dà un'idea del trend e io decido se e quanto espormi sulle altcoin, quindi quanto siamo in alt season in sostanza. Il primo segno è proprio lo scavalcamento a ribasso della EMA 30 giorni, il secondo è il cross ribassista 9,30, ok? Quindi abbiamo due segni. Quali mancano? Beh, lo scavalcamento della EMA 100 e il cross ribassista 30. 100, che sono altri due segni di forza ancora maggiore delle altcoin. Questo non vuol dire andare a comprare ciecamente altcoin, ma vuol dire tenere d'occhio i setup long sulle altcoin e perché no esporsi un po'. Io al momento sono esposto solo in Ether, lo sapete, sulle altcoin. Sto puntando, adesso ve lo mostro tra poco, Chainlink perché è ben messa, ma non è l'unica, perché adesso tra un po' ne andiamo a vedere un paio. Anche Cardano, di cui parlo spesso male perché non mi convince dal punto di vista fondamentale, ma adesso lato speculativo è messa abbastanza bene, quindi ne potremmo parlare. Ciao Luca, prima volta in live, ti seguo sempre. Cosa ne pensi della IEO di MAPS su FTX tra una settimana? Guarda, grazie e benvenuto, mi fa piacere che mi segui. Riguardo a MAPS, ne abbiamo parlato all'inizio, no? È interessante questa app, mi incuriosisce come verrà integrato un crypto wallet e addirittura la DeFi in un'app del genere. Sulla IO io ti dico, io la penso in maniera abbastanza drastica sulle IO. Io non ci partecipo e basta perché mi sembrano veramente delle scommesse. A me non piace quando il prezzo di qualcosa lo fa qualcun altro. Io preferisco che il prezzo lo faccia il mercato, avere dei dati sul mercato e nel frattempo avere anche dei dati del progetto in essere. Quindi quando tu hai una IO che il prezzo lo fa FTX, Binance o l'exchange, non sai come andrà il progetto perché deve ancora nascere, cioè l'applicazione c'è già chiaramente, però tutta questa parte, tutta questa partita deve ancora iniziare, mi sembra veramente una grossa scommessa e non è da me, ecco, questo è il mio pensiero. Ciao Luca, hai sentito qualcosa in merito ad account Bitstamp e il fatto di dare prova di tutte le transazioni che hanno portato cripto all'interno della piattaforma? Oddio, no? Cos'è successo? Io non ho mai usato Bitstamp, ma non so cosa è successo qualcosa. Dai, dimmi di più. Ciao Luca, volevo chiederti una delucidazione. In che modo le compravendite OTC influiscono sul mercato? Guarda, influiscono in maniera subdola perché vanno a creare della forza di acquisto di vendita nascosta. Cosa vuol dire? L'OTC non sono ordini a mercato, non vanno a influire direttamente sul prezzo, perché sono ordini che vengono fatti sottobanco, diciamo così, in grandi quantità, di solito proprio per evitare dei grossi movimenti di prezzo e di lasciare grosse tracce sugli exchange, ok? Cosa che chi fa grossi acquisti o grosse vendite non vuole. Solitamente ci si mette d'accordo con l'exchange e si trova un prezzo in base alle caratteristiche del mercato del momento. Quello che accade è che poi ovviamente chi compra ce li ha lì, ok? Chi vende li ha venduti e in un certo qual modo ovviamente l'exchange, se fa tante operazioni di questo tipo, poi lui a sua volta deve o vendere o comprare, quindi questo impatta sul prezzo. Altrimenti chi compra o vende, se poi decide di operare direttamente a mercato, può andare a impattare lui direttamente sul prezzo. Quindi questi sono i due modi. Se mi stai chiedendo se c'è qualcosa di prevedibile, ovviamente la risposta è no. Ciao Luke, tempo fa ci dissi dell'upgrade alla crypto.com Jade Green. Oh no, è saltato tutto. Oh no, aiuto. Mi è saltata tutta la chat. Mi è schizzato in basso. Niente, non lo so se
No, niente, l'ho perso, me lo sono perso completamente. Se ti stai chiedendo se mi è arrivata la Jade Green, la risposta è no, io non ho ancora visto né la Jade Green né la Binance Card. Sono veramente un disagio incredibile, cioè non so chi se le ha prese, dove sono finite. Adesso stavo cercando dove eravamo andati a finire con la chat, ma mi sa che me lo sono perso del tutto. Dunque, vabbè, niente, ci rinuncio, mi dispiace. Allora, ci sono molte alt con grafico bullish su USD, anche in termini di possibili massimi storici e massacrate contro BTC. Come opereresti in questo momento? Guarda, io sulle altcoin solo ed esclusivamente versus BTC. Perché BTC adesso è lì per fare una mossa importante, deve decidere in che direzione andare, potrebbe insomma diventare ancora volatile. E quindi sulle altcoin non si può non pensare all'impatto che questo movimento potrebbe avere. Cioè, operando in dollari, se Bitcoin ti va a fare un più o meno 10%, supponiamo il caso peggiore, un meno 10%, e l'altcoin, che sapete bene che quando Bitcoin strappa c'è il rischio che vada a fare un flash dump, ti fa pure lui un meno 15%, tu hai un netto del meno 20 e quasi 30%, una mazzata catastrofica. Non si può avere una roba del genere. Quindi, soprattutto leggerla dal grafico, cioè tu vedi dei movimenti enormi, giganti, a volte non hai livelli chiave per giorni, per settimane, proprio perché tu hai delle botte in estensione e in ritracciamento molto importanti. E quindi io solitamente, ripeto, è un mio operare standard sulle altcoin. Io tendo a guardare il loro grafico solo contro BTC e basta. In questo modo mi rendo conto se vale la pena considerarle o se preferisco allora considerare BTC. Ma questo perché io non ci investo nelle altcoin. In realtà, cioè, se ci investissi, ovviamente dovendo calcolare il controvalore del mio portafoglio in dollari, in euro, in fiat, comunque, allora sì, lì avrebbe senso guardare il grafico in dollari per decidere poi la ripartizione, il ribilanciamento, eventuali coperture e così via. Io parlo di trading di speculazione, chiaramente. Quindi, a proposito di Tether, consiglio la live di Coinsquare con il suo fondatore. Interessante, molto interessante, bella, bella. Da guardare assolutamente. Ciao Luca, puoi vedere LINK e DOT in dollari? Eccoci, ma sì, dai, andiamola a vedere, andiamola a vedere. Allora, LINK USD. Dov'è? Dunque, c'è i USDT, facciamo così. Sempre per rimanere in tema in tema Tether. E poi dopo questi direi che andiamo a vedere un po' di grafichini. Allora, in dollari, in BTC lo vediamo tra poco, perché è il mio setup. In dollari ha appena rotto il suo massimo storico e ha anche fatto un bel cluster qua giornaliero, tatac, tatac, tra dunque 20 e 20,7. Quindi, che dire, si è creata quest'area molto interessante sulla quale si apre un possibile setup long. Niente da dire, perché ha rotto i massimi, price discovery, tutto bello e così via. E tra l'altro anche in BTC è ben messa. E quindi niente, ovviamente in USD conferma la cosa perché essendo Bitcoin in uptrend e LINK BTC ultimamente messo bene, questa leg up è dovuta un po' alla coesistenza di queste due condizioni. Allora, che facciamo? Un'ultimissima domanda, poi ci giriamo, vediamo, andiamo un po' in fondo così non saltiamo nessuno. Luca, io mi sono accorto di dover confermare l'indirizzo di spedizione. La Binance Card mi è arrivata in 2 settimane. Sì, ma infatti adesso apro un bel ticket, chiedo un po', perché l'ho confermato, di fatto. Vorrei farti analizzare un alt, ma non è su nessun exchange, solo DEX. Oddio, mamma mia. Ma sì, dai, tu portala, citala, poi vediamo, ci diamo un'occhiata. Con l'avvento delle CBDC, sono le stablecoin di Stato, di Banca Centrale, non perderebbero di significato e di valore tutte le stablecoin esistenti? Che ne pensi? Ti seguo su YouTube da quando eravamo quattro gatti e testa di bronzo. Ho scaricato Twitch solo per te. Mi fa molto piacere che tu sia un fedelissimo e grazie, grazie davvero. E guarda, per quanto riguarda il discorso delle stablecoin,
Ti dico, una volta che le CBDC prenderanno davvero piede e soprattutto che le banche centrali ne autorizzeranno l'uso anche sugli exchange, che a volte sono più o meno regolamentati, allora sicuramente andranno a soppiantare la maggior parte delle stablecoin attuali. Questo vuol dire che vanno magari a mettersi contro Tether, USDC e quelle, non DAI, perché chi utilizza DAI vuole ovviamente non essere sottoposto a un regolatore, a una banca centrale e così via. Quindi, semmai andrebbero a creare nuovi use case per altre stablecoin. Vanno molto di moda ultimamente le stablecoin algoritmiche, quelle a supply elastica, che sostanzialmente vanno a, cioè, puntano a non essere collateralizzate da valuta fiat, ok? Puntano addirittura a staccarsi dal valore stabile del dollaro, ma avere magari un potere d'acquisto stabile ed essere resistenti all'inflazione. E quindi queste aumenterebbero ancora di più in visibilità, secondo me, mentre quelle attualmente collateralizzate da dollari o da altre valute fiat potrebbero essere soppiantate o assorbite da quelle addirittura. Sarà curioso vederne l'andamento. Tant'è che USDC, che adesso è una delle poche regolamentate, ha avuto una crescita notevolissima negli ultimi anni, proprio per questo, perché comunque dovendo detenere magari un capitale di una certa dimensione in una stablecoin, uno è più tranquillo ad averlo in una stablecoin che si sa essere regolamentata e gestita in maniera, tra virgolette, sicura. Benissimo, detto questo, vi droppo il secondo codice, state pronti, e poi andiamo a vedere i nostri amati grafici. Allora, codice in arrivo, 3, 2, 1, papapapam. Non so se sono in sync con la chat, però magari c'è un po' di latenza, insomma, il codice è questo. E dunque, cosa ne pensi di Dogecoin? Te l'ho chiesto 10 volte. Cosa ne devo pensare? È una meme coin, non c'è niente da pensare, è un gioco Dogecoin. Se vuoi andiamo a vedere il grafico, ma anche quello, cioè, è una parodia, non ha senso fare analisi tecnica su Dogecoin. Ogni tanto pompa quando la cita Elon Musk o quando fa notizie, ok? E cioè, c'è che conosco gente che dice: ma io una bag di Dogecoin me la tengo sempre, me l'acquisto sempre quando è uno di quei prezzi piatti tipo 10-15 sat, e poi prima o poi pompa e lo vendo. Però vabbè, insomma, è un gioco, che dire, niente da dire. Allora, andiamo a vedere i grafici partendo da Bitcoin. Eccolo qua, tac. Allora, Bitcoin, il triangolo no, nel senso che lui adesso sta lateralizzando con un bel triangolone grosso, perché comunque, se voi guardate quanto è ampio questo triangolo, opla, 30% dal bottom al top, e quindi insomma è un triangolo di tutto rispetto, che poi dal top al bottom in realtà è un po' meno, è il 20, perché dipende da dove lo si calcola come base sul cui calcolare la percentuale. In ogni caso, la cosa che ci interessa è che adesso non c'è direzionalità nell'immediato e il macro è estremamente bullish. Come dicevamo prima, questo solitamente fa pensare ad accumulazione. È vero, è la prima cosa che viene da pensare. Tant'è che io spesso, quando vedo dei movimenti laterali durante un forte trend, magari subito dopo un breakout, io a volte addirittura uso un setup preventivo del tipo prendere posizione, entrare, ok, stop loss magari sotto il precedente low o all'invalidazione del triangolo stesso, dando per scontato che sia un'accumulazione. Quindi mi sbaglio, non è un'accumulazione, stop loss. Ho ragione, mi prendo ovviamente l'uptrend e sono stracontento. In questo caso però entra in gioco un'altra caratteristica importante, un altro dato fondamentale, il fatto che siamo in una situazione abbastanza parabolica, ovvero che abbiamo fatto una salita molto rapida in poco tempo, e questo ci deve far aprire gli occhi, perché andare a prendere posizioni in maniera così cieca, nel senso preventiva, che dico ripartiamo, è un'accumulazione, non me la sento più, ok? Perché ok, seguire la FOMO quando c'è, fare
fare buy the dip, seguire i movimenti impulsivi anche sull'intraday con take profit immediato e ben gestito. Però una situazione di questo tipo, una posizione di questo tipo, io personalmente non mi sento di andarla a prendere. Il setup c'è, perché è lì, nel senso, chi vuole perseguire questa possibilità è anche il momento giusto, perché nel senso adesso stiamo toccando proprio, stiamo ritestando la trend line del triangolo, quindi proprio l'area tra la trend line e il low precedente, secondo il setup, secondo questo setup, è l'entry area. Quindi chi vuole prendersi questo rischio lo può tranquillamente fare, unicamente sua responsabilità, questo sia chiaro. E poi in questo caso appunto il setup è valido con stop loss che può essere sotto al low precedente, con chiusura giornaliera sotto al low precedente, oppure sotto a questo livello che è sempre il livello chiave del momento. Altrimenti, come sempre, ci sono le due possibilità, ovvero la rottura a rialzo oppure la rottura a ribasso. In base a questo avremo un'idea più chiara delle intenzioni di Bitcoin. In particolare, se abbiamo una rottura a rialzo, cosa che sarebbe data in primis dalla rottura di 39.180, che è questo high, andremo a invalidare il triangolo, perché andremo a fare non più lower highs, higher lows, ma andremo a fare per la prima volta un higher high. Quindi questo va a creare la prima anomalia. Poi si deve risolvere l'anomalia con la conferma, quindi il breakout effettivo, higher high, continuazione rialzista, oppure potrebbe anche risolversi con un falso movimento. Attenzione che anche i falsi movimenti sono sempre alle porte, in particolare nelle situazioni estese. Quando c'è molta FOMO, il rischio di falsi movimenti è molto 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 alto. Altrimenti c'è la possibilità ribassista, che è speculare, nel senso, se perdiamo i 34.000, questa zona qua, poi abbiamo l'ultimo paracadute che è il cluster 32-33. Questo cluster, se lo andiamo a perdere a ribasso, è un segnale ovviamente di inversione di struttura, quello di cui abbiamo parlato ultimamente. In sostanza, il macro, cioè il time frame giornaliero, non cambia da quanto abbiamo detto negli ultimi giorni. Ha sempre questo riferimento molto forte, 32-33, e fin tanto che tiene non c'è di fatto un'inversione di struttura. Nel momento in cui questo cluster viene invalidato a ribasso, abbiamo un'inversione di struttura, abbiamo il primo setup short e abbiamo la possibilità di ritracciamento che cresce in maniera importante. Altrimenti, ve l'ho detto, l'altro scenario è quello speculare a rialzo, però anche se dovesse verificarsi, cioè andare a fare higher high e proseguire a rialzo, la guardia va tenuta molto molto alta, perché comunque va a buttare altra benzina sul fuoco, va a crescere ancora di più questo incendio, questa FOMO, e pertanto il rischio aumenta. C'è poco da fare, più si va a salire in questo movimento parabolico, più il danno che ne conseguirà sarà marcato, perché tutto ciò che sale con questa fretta, con questa violenza, poi corregge, e pertanto andremo incontro a un ritracciamento ancora più antipatico in futuro. Dipende, il mercato dovrà scegliere lo scenario che preferisce. Io personalmente non ho intenzione di posizionarmi long in queste situazioni, cioè io ho il mio spot long, è sempre lì, sia ben chiaro. Come sapete, la mia priorità è quella di andarmi a coprire, e per questo motivo io aspetto il mio cluster giornaliero invalidato a ribasso per andare a incrementare un po' la mia copertura short, perché come vi avevo detto, alla violazione a ribasso del cluster intraday io un piccolo short di copertura l'ho già aperto, più o meno in questa zona 37-37.5 sul retest, in quest'area qui. Ovviamente è uno short minuscolo, un 5%, neanche 4 qualcosa del mio size complessivo, tant'è che qualcuno mi ha detto pazzo, furioso, psicopatico, ma non dovete vederlo come uno short nudo, lo ripeto, cioè io non sono posizionato ribassista su Bitcoin, io possiedo Bitcoin e questo short è come se fosse un piccolissimo take profit. Immaginatevi che io abbia venduto un 5% neanche del mio stack di Bitcoin in questa situazione, perché vedo un mercato parabolico, perché vedo una situazione estrema, e quindi mi sembra sensato coprire, iniziare a coprire, a valutare di coprire la mia posizione. Ecco, giusto, puntuale come la morte, arriva il bot che mi va ad aprire un long su Ethereum, ma scherzi a parte, il ragionamento è sempre questo, ok? Quindi andare a pensare
pensare a quello che potrebbe essere qualsiasi caso, cioè io sono posizionato 100% long, se adesso mi arriva un altro dump sulla fronte, cioè io lo soffro parecchio e voglio evitare questo a scapito magari di ottenere un po' meno di guadagno nell'immediato e nel caso di un'altra leg up, ok? Questa è questione di priorità, la mia priorità al momento è coprire la mia posizione visto il rischio iperestensione. Andrei a incrementare ulteriormente il mio short di copertura qualora dovessimo andare a perdere il cluster che si trova qua sotto, ok? Quindi in caso di magari retest così e rottura ribasso, che quindi questo triangolo diventa un triangolo ribassista, addirittura diventa semplicemente un triangolo simmetrico rotto a ribasso, peggio ancora, subito tac, allora io vado a puntare di nuovo alla prima, al primo respiro che avrà in controtendenza per andare a incrementare il mio short e avere una copertura ancora maggiore, perché più la correzione si fa viva, si va a crescere la valanga, e più io voglio coprire in maniera efficace la mia posizione attuale. Di contro c'è anche, cioè non è che bisogna per forza shortare, ovviamente c'è anche la possibilità di accumulo nel caso in cui dovessimo andare a rompere a ribasso, e in questo caso valgono sempre i soliti livelli che siamo andati a considerare. Abbiamo dei livelli intraday più deboli e dei livelli daily molto più forti. Quelli intraday sono 29.870, poi abbiamo 27.750 e poi abbiamo un pool più cluster daily, questo è il cluster e qua sotto c'è il pool, che va da 25.009 fino a 26.005, questo livello, e poi abbiamo il livello che contiene più volumi, ok? Abbiamo un inizio, cioè un primo livello accumulativo, che è questo range tra i 22.750 e i 23.880, e poi abbiamo i 20.000. Sotto i 20.000 inizio ad avere un po' paura anche per il macro, e quindi non lo so, ci sarebbe da riconsiderare il tutto, perché avremmo una assorbimento molto importante di tutto l'impulso rialzista, quindi da effettivo ritracciamento rischierebbe di diventare un bear market, il che non mi piacerebbe molto. Possiamo anche andare a vedere Fibonacci, qualcuno me l'aveva chiesto privatamente, aggiungi Fibonacci, allora facciamolo subito. Partiamo, io partirei proprio dal breakout dei 20.000 fino ad arrivare al massimo qua. Allora, vediamo che livelli chiave ci dà. C'è un casino incredibile su sto grafico, me ne rendo conto. Il primo è il 38.2, è qua a 33.350. Il 50% invece è qui sotto i 31.000, 30.700, ok, qua sotto. E poi 61.8 va a sovrapporsi curiosamente a questo pool intraday. Curioso questo, 28.000. E infine 78.6 al range high qua sotto, 24.000 circa. Quindi io con la confluenza anche di Fibonacci, col potere conferitomi da Fibonacci, no, direi che si rafforzano questo livello e questo livello. Ok, quindi questo un po' meno volendo, perché ancora anche in alto, cioè non è un grosso ritracciamento. Io mi aspetto che se andiamo a spezzare qua sotto, insomma, non penso che questo sarà il bottom del ritracciamento, neanche questo sinceramente, però questo può essere già un primo livello chiave. Però in ottica cumulativa 1 2 3 questo qua, e poi ovviamente per esteso c'è anche qua sotto, perché questo range è tutta un'ottima zona cumulativa, sono dei buoni livelli. Lo stop loss eventualmente appunto alla perdita dei 20.000 confermata, quindi iniziare a chiudere tante candele giornaliere lì sotto, perché abbiamo rotto di fatto tutta la struttura che si è venuta a creare col suo breakout. È un discorso ancora molto lontano nel tempo, me ne rendo conto, però va tenuto a mente, ok? Quindi questo è lo scenario. E io è inutile dire che sto dalla parte del ritracciamento, perché come vedete ci sono degli scenari più facilmente gestibili, più meno a rischio, ecco. Quindi io preferirei un breakdown, anche se so che adesso Bitcoin pomperà ancora i massimali e via, però ripeto, con un breakdown la situazione è molto molto più gestibile, poi ci sono delle basi solide per fare una bella ripartenza come si deve, con più organicità e smettendola di essere così parabolico, perché non va bene alla lunga un mercato parabolico. Andiamo avanti su qualche altra coin. Allora, io vi ho citato Ether, ovviamente, che è sempre valido, e tra l'altro
C'è un tra l'altro. Abbiamo chiuso la candela settimanale sopra questa resistenza. Wow! Questa era la resistenza più forte in assoluto per Ether. Guardate sul giornaliero. Cioè, guardate che violenza che è accaduta contro questa resistenza. Quante volte ci abbiamo provato. E adesso apparentemente ce l'abbiamo fatta. Questo, se così fosse, sarebbe una roba veramente potente. Adesso, già oggi c'è stato un flash retest. Guardate qui, tac, retestata subito. E quindi questo poteva già essere un entry, teoricamente. Altrimenti, adesso mi rendo conto che non abbiamo ancora preso questa liquidità, quindi non è proprio un breakout di quelli esplosivi. Sul settimanale il breakout è confermato, perché la candela ha chiuso di sopra. E però, appunto, c'è da vedere adesso la price action di questi giorni, perché, insomma, se Bitcoin dovesse andare a sclerare un po', ci sta che fa di nuovo un altro assorbimento, un altro flash dump. Quindi c'è addirittura la possibilità, guardate, su time frame settimanale si vede abbastanza bene, di andare a posizionare un entry in questa zona, volendo. Questo setup esiste, perché vedete, sul settimanale c'è anche questo supporto 0.0318, molto forte ed evidente. Quest'altro livello chiave, 0.0335, è sempre lui. E ripeto, se Bitcoin dovesse strappare, pump o dump che sia, io mi aspetto una pesca quantomeno da qui dentro, che poi si può risolvere con un altro assorbimento e vabbè, amen, abbiamo fatto questa è una deviation e stop loss sia. Altrimenti, se poi la pesca dovesse risolversi con una continuazione rialzista che conferma la presa di questo livello, benissimo, ancora meglio, e quindi il setup è bello lì, vivo e vegeto. Io non ho intenzione di andare a comporre la posizione per il momento, perché ho già il mio entry ben piazzato lì sotto e lo sto tenendo aperto. Poi vi avevo detto Chainlink. Allora, guardate Chainlink, che bella. Chainlink la stavamo seguendo da un po' di tempo, grazie a voi, tra l'altro, che me l'avete fatta notare un po' di volte in passato chiedendomela. Allora, abbiamo questa zona che era da 52.000 a 57.000 sat, che adesso è verde, prima era rossa perché era una forte resistenza, tac, 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 vedete, più volte resistenza. Adesso l'abbiamo presa ufficialmente, siamo andati a cappare sulla resistenza successiva e adesso con questa flessione c'è una bella entry area che va tra i 46.008 e appunto i 57.000 sat, tutta questa, che è valida per pescare e entrare long, ed è la mia intenzione, con stop loss sotto questo bottom locale, qua sotto stop loss, ok? Quindi entry, cioè distribuito qua dentro, in base a cosa si preferisce, nel senso, se si preferisce non rischiare di perdersi la posizione, conviene concentrare gli entry qua sopra. Se invece si preferisce un miglior rapporto rischio-rendimento, a fronte di un maggior rischio miss, conviene invece concentrarla qua sotto la posizione, ok? E lo stop loss rimane sempre invariato. Quindi questo è il setup su Link. Molto, molto interessante Link, perché al di là di essere un'ottima coin, ha mostrato un bel segno di voler invertire questo downtrend che ormai la sta esasperando abbastanza. Poi Cardano, vediamo, eccolo, guardatelo qua, pool di offerta testardo, chi se lo ricorda, l'abbiamo analizzato tante volte. Cosa ho fatto? Mi è partito Siri, niente, torniamo su Cardano, l'abbiamo analizzato tante volte e abbiamo sempre detto, c'è questo dannatissimo pool di offerta che ostacola l'inversione da parte di Cardano. Adesso il pool di offerta sembra essere stato vinto, quindi già oggi potenzialmente c'era un setup long. Adesso il setup long è ancora valido, nel senso che come entry area si può andare a prendere tutta la zona tra 1940, cioè 940.000, questa area qui, ok? È una buona area d'ingresso con stop loss in caso di assorbimento, quindi di rientro all'interno di questa area che è appunto il costrutto di bottom, ok? Quindi come target abbiamo, volendo, già 1212 e 1400 satoshi, queste due resistenze successive che, se non erro, nascono su time frame settimanale. Fatemi controllare. Allora, questo è un cluster, se lo vedete, e questo è un livello statico.
comunque sempre quello è. Anche questo tra l'altro è evidente su time frame settimanale, quindi guardate, insomma, c'è, è un livello molto importante, quindi è un entry valido questo, e pertanto insomma è da tenere sotto controllo. Di altre altcoin, dunque, c'era Yearn che stava iniziando anche lui a riprendersi, questa posizione ormai era morta e defunta da tempo. Aspetta, fatemela sparire dagli occhi, che ho preso lo stop loss clamorosamente tempo fa, lo sapete anche voi, e però insomma non è ancora, adesso io terrei più che altro questo livello come livello chiave, perché è ancora, c'è ancora un po' di strada da fare. Semmai si può considerarla qua, tac, questo cluster c'è, si può considerare lì una volta che recupera quel livello lì, altrimenti non è così tanto interessante. Poi di altre coin, dunque, mi sa che me le dovrete suggerire voi, perché adesso io ho finito un po' le cartucce, quindi io ritorno da voi. Andate, fatevi avanti, dai, ditemi un po' cosa vale la pena seguire, se avete qualche coin che vi interesserebbe vedere, cose di questo tipo. DOT, allora andiamo a vedere DOT.BTC. Allora, guardate qua che roba, DOT.BTC. Che allora ha rotto, nel momento in cui ha rotto questo costrutto di bottom, vi ricordate, la nostra resistenza principale, non l'ha mai più ritestata, è partito verso l'infinito e oltre, e al momento non sta appunto facendo nessun tipo di storno. Quindi abbiamo quest'area, questa la verdizziamo. E poi cos'altro abbiamo sul settimanale? C'è qualcosa di rilevante? No, perché comunque storicamente adesso stiamo approcciando un po' il top. Vabbè, c'è il top settimanale che è compreso tra queste due aree che lo stiamo cozzando ora. Quindi io direi che la prossima fermata, nel caso in cui non ritracci, è la rottura del massimo attuale. Quindi al momento sembra che stia ritracciando, e quindi si può tenere d'occhio il ritracciamento da dove? Perché vedete, la difficoltà è che qua il cluster è ancora molto lontano dal livello di prezzo attuale, e quindi tocca andarsi a rifare magari a dei livelli storici, solo che questo è stato già invalidato, quindi magari potrebbe essercene uno qua. Poi qua sotto, da queste parti, ecco, questa zona potrebbe essere sì un ottimo punto, perché vedete, io ero partito da qua, che è il prezzo che respinge con più vigore, cioè io quando vado a scegliere un livello chiave scelgo un livello che impatta in maniera importante sul prezzo, una forte respinta. Il problema è che se voi lo portate avanti, poi qua vedete fa da trattore, quindi si perde un po' la capacità di appunto respingere il prezzo. Pertanto qua si va a prendere i due estremi del range, che sono forse i prezzi che si sono comportati meglio per il momento, poi ci sarebbe questo, ma si va a sovrapporre col cluster, quindi l'area di possibile entry estesa al massimo possibile potrebbe essere questa qua, dai 41.581 ai 35.753, e basta. Questa è una, è la mia vision su DOT come target di ritracciamento. Poi, cosa ne pensi di Skrill come punto d'ingresso per la plebaglia e la massa nel mondo cripto? Skrill che cos'è che è? Quello... cos'è che era? Non mi ricordo neanche più. È mica tipo un provider di un processore di pagamento, una roba del genere. Non lo so. Oh, tutto quello che porta massa benvenga comunque. VeChain. Andiamo a vedere VeChain. Nelle 4 ore c'è qualche spunto in più. Tu dici per DOT. Allora andiamo a vedere anche le 4 ore. Ma in realtà guarda, qui sull'ultima leg up non ci sono tanti spunti in più. Sul passato vedo che si sovrappone abbastanza bene col daily, come si può vedere, quindi io mi atterrei a questo, a dir la verità. Questo cluster rimane comunque così, ma ci va bene così secondo me. Allora, VET, ce l'ho ancora in watchlist, sì. Allora, così, perché comunque non sta mostrando molto i muscoli. C'ha questa punta qua fortissima che c'è appena stata, e quindi fa un po' più di fatica. Secondo me questi livelli sul settimanale sono sempre validi. Allora andiamoli a vedere meglio, cancellando un po' di sporcizia, che qua
erano le nostre vecchie analisi, tac tac. Allora, abbiamo come livello più forte questo cluster settimanale che nasce qua nella storia e di fatto sì, poi è stato bucato da un po' entrambi i lati, però è sempre un riferimento visto che è un cluster. Poi abbiamo questo livello 98 sat, 100 sat circa, che si va anche a sovrapporre qui con questo clusterino, quindi questo è il primo livello da rompere. Poi a salire avremmo questi 130, che però è un po' sporco, non mi piace granché, però storicamente qui faceva da range high. Non è pulitissimo il grafico di VET, sì, qua sotto. E che dire, sì, 130 rimane sempre un livello abbastanza interessante, però ripeto, sempre per operatività palleggiamento, cioè non trend follower, perché con questa punta fortissima, cioè crescita parabolica e dump, insomma è uno di quei grafici sui quali non mi viene tanta voglia di operare. C'è di meglio secondo me, visto che adesso le altcoin spingono un po', c'è di meglio. Ciao, sono nuovo sia in questo canale sia dell'argomento, guardo con attenzione, un piacere, guarda, sono contento. Ultimo, perché poi siamo a 1:10, HBAR BTC settimanale e USD, andiamolo a vedere. HBAR BTC, allora no, ho sbagliato, HBAR BTC, volevo vederlo su Binance, tac. Allora, sul settimanale mi dicevi si sta iniziando un po' a riprendere. Il problema è che arriva da un trend così forte che anche una ripresa così vuol dire poco, perché adesso sta affrontando il suo primo livello di resistenza, cioè qua c'è, vedo un po' di candeline in controtendenza, questa e questa col rosso, e vanno di fatto a formare un cluster. Il problema è che il grafico non è tanto bello, perché anche rompere quest'area qui andrebbe a creare sì un bottom locale, però poi avresti comunque una direzionalità ribassista talmente forte da cui arrivi che vincerla è veramente difficile. In ogni caso, navigando qua sopra si potrebbe azzardare, se l'uptrend dovesse continuare, beh, i volumi in sostegno ci sono, un eventuale rimbalzo con target poi quest'altro cluster. Andiamo a evidenziare anche quel cluster lì, che così ce lo teniamo e poi andiamo a portare avanti l'analisi eventualmente le prossime volte. In ogni caso, rottura e flip con domanda che compare qua sotto potrebbe portarlo anche fin lì, ecco. Poi la presa anche di questo livello rafforzerebbe, farebbe un po' di effetto propagazione, perché poi avremmo come prossimo target quest'area 366 e poi insomma iniziare a navigare qua sopra lo inizierebbe a rendere un po' più interessante. Però adesso purtroppo il grafico si può dire tutto tranne che sia bello, cioè per il fatto che stia navigando nella zona dei minimi. In USD vediamo, ci sarà l'effetto Bitcoin, ecco, che gli sta facendo approcciare la zona dei massimi. Qua c'è della liquidità un po' irregolare, quindi si fa un po' fatica a capire, insomma, qual è il livello esatto interessante. Però in maniera abbastanza approssimativa, non considerando questa prima shadow, se andiamo a navigare da queste parti si potrebbe considerare rotto a rialzo, e questo diventerebbe poi un eventuale entry area sul prospetto, appunto in dollari. Però e questo è quanto, oserei dire. Ragazzi, che dire, io vi ringrazio anche oggi per avermi seguito, spero che vi sia stato utile come sempre questo live. Se avete domande da fare, qualsiasi richiesta, mi raccomando contattatemi in qualche modo o ci vediamo mercoledì, potete farla direttamente mercoledì. Ringrazio chi si è abbonato, ricordo che chi ha Amazon Prime si può abbonare gratuitamente a Twitch Prime, con Twitch Prime al mio canale, facendomi una piccola donazione, per voi a costo zero, ma va rinnovata ogni mese. E basta, mi spiace non riuscire a rispondere a tutti ogni volta, ma sapete, il tempo è un po' limitato, starei qui anche 6 ore io, però poi vi sparate, e quando lo vado a ricondividere su YouTube mi sparate ancora di più, perché vi vedete il video di 6 ore. Ci vediamo, ripeto, mercoledì per le prossime domande, siate sempre carichi, sempre sul pezzo, e vediamo un po' sto benedetto triangolo di Bitcoin in che direzione andrà a rompersi. È aperto il toto scommesse. Alla prossima, ragazzi!